Eccole guizzare, sono le prime 73.000 larve di ombrina boccadoro d'allevamento prodotte in Puglia. Segna un punto importante l'attività del progetto Spina, finanziato da Viale Capruzzi con il FEP misura 3.5, che ha visto lavorare fianco a fianco la Maribrina SRL, azienda capofila, la cooperativa Idra e i laboratori del Disteba dell'Università del Salento. Sperimentazione e realizzazione in partnership fino a ricavare da questi riproduttori le uova fecondate che, schiusesi, si alimentano con fitoplancton e zooplancton e in 3 mesi circa diventano avannotti da far crescere fino alla pezzatura commerciale nelle vasche esterne. Qui nella vannotteria Maribrin si segue già l'intera filiera di spigole orate, ora le ombrine. Ma perché proprio questa specie? Perché è un pesce a rapida crescita e che si presta bene a diverse lavorazioni, sia di trasformazione del prodotto, quindi filetti, tranci, oppure per essere venduta tal quale nella ristorazione o comunque nei consumi familiari. Le tecnologie riproduttive di questo tipo di impianti rispettano al massimo i tempi di crescita in habitat naturale, senza forzature, e i tempi per altre specie sono lunghi, anche 3 anni. Ma nel caso delle ombrine boccadoro, pesce pregiato dalla carne magra e con poche spine, esigenze di garanzia di elevati standard qualitativi ed esigenze industriali vanno di pari passo. In 6-7 mesi si raggiungono pezzature da porzione, la taglia massima 1 chilo circa, in poco meno di un anno. Il progetto Spina intanto già insegue nuovi traguardi, si lavora all'allevamento di altre 2 specie ittiche dalle interessanti prospettive commerciali. Una è la cernia di fondo e la recciola. Purtroppo per queste 2 specie siamo ancora un po' più indietro, le nostre conoscenze non sono ancora così avanti.